tutti in campo nel weekend, i tre gironi della Serie A maschile, prima divisione nazionale. Dopo la prima settimana di pausa per i raggruppamenti A e B, quella di domani è la quarta giornata stagionale, mentre si disputa il quinto turno nel girone C. Pieno ritmo e dunque 15 partite in programma, 5 per gruppo. Nel girone A si osserveranno nuovamente a distanza le due formazioni in testa al gruppo, Loacker, Bozen e Bressano. La formazione altoatesina, dopo i primi impegni in EHF Cup della settimana scorsa, torna alla palestra Gasteiner per ricevere la visita dell'MT Group, ancora ferma a 0 punti. Col via del match alle 19 la direzione dei signori Mosaner e Zancanella. Anche il Bressano di Ghedin gioca in casa. La compagine trentina affronterà l'ostico Forst Brixen con due vittorie all'attivo. Arbitrano dalle 19 Iaconello. Sfida interessante poi quella tra Estense Ferrara e Trieste in terra emiliana. Appaiate a 6 punti, le due compagini si affronteranno con l'arbitraggio della coppia di Domenico Fornasiere e il fischio d'inizio alle 19. Sfide casalinghe infine per Solar Plus Rovereto e Cassano Magnago. Trentini opposti all'indata Meran, alle ore 18 arbitrano Visciani e Busalacchi, mentre la formazione di Havlicek affronta il Metal Sider Mezzocorona dalle 20:30, arbitri Montagnier e Spina. Girone B, primato a tre, ma le cose potrebbero cambiare dopo questo quarto turno, mette in palio punti importanti, infatti lo scontro diretto tra Sassari e Carpi. In terra sarda arbitrano i signori Alperan e Scevola a partire dalle 19:30. Interessante anche il match dell'Ambra che guarda con interesse appunto all'incontro di Sassari e affronta a punteggio pieno la formazione del Cingoli. Il via dell'incontro alle 18 arbitrano Romana. Si preannuncia poi equilibrata la sfida del Palaveneto tra Luciana Mosconi Dorica e Bologna. I marchigiani hanno dalla loro i 6 punti in classifica, mentre la formazione di Tedesco è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. La partita prenderà il via alle 18:30. Arbitrano Bassi e Scisci. Tra le muramiche in questo quarto turno anche Romagna e Castenaso. Ceso e compagni sono in campo contro la Farmigea a partire dalle 18:30. Arbitrano Dei Negri e Brunetti. Mentre la formazione bolognese vede all'orizzonte il match contro la nuova era Casalgrande, il via alle ore 21 arbitrano Colombo e Fabian. Girone C, qui è la quinta giornata, la Junior Raffasnano capolista e protagonista del derby pugliese assieme alla compagine dell'Intini Noci, padrone di casa. Le due formazioni saranno di fronte a cominciare dalle 19, arbitrano Chiarello e Pagaria. Dopo il turno di riposo della settimana scorsa torna in campo anche il Planet Win 365 Conversano in casa e contro la Tecno Elettronica Teramo con fischio d'inizio dei signori Poscia Pietraforte alle 19. Derby laziale tra Lazio e Semafondi, entrambe a 6 punti e di fronte dalle 18:30 arbitri Campochiaro Castagnino. La terza formazione laziale del girone, il Geoter Gaeta, riceve invece la visita del Cuschieti, ore 17 arbitrano Simone Monitillo, mentre il Cus Palermo è di scena in casa contro il Città Sant'Angelo. Si comincia alle 15:30, arbitrano Politano e Reale.